Buongiorno a tutti. Sta continuando a nevicare e la situazione è sempre più difficile. È arrivata anche la Protezione Civile per dare sostegno alle attività di spalature, soprattutto anche dei tetti. È veramente una cosa surreale, da non credere. Guardate, per entrare all'interno delle abitazioni cosa occorre fare. Qui siamo di fronte all'ingresso di un'abitazione. Credo che le immagini parlino da sole. Come vedete, la neve è arrivata oltre al piano primo. Qui è stato portato un gatto delle nevi per riuscire a scolmare la neve, riuscire a portarla via per creare spazio e creare il varco e il passaggio agli appartamenti. Vedete la mia macchina giù? In questo momento dove sono non è una naturale salita, ma questo è un piazzale dove, in questo momento dove sono collocato, dovrei essere al pari della macchina, mentre sono un paio di metri abbondanti più alto, quindi sono al livello, oltre il livello del piano primo delle abitazioni, e quello che ho sotto i piedi è tutta neve accumulata. Ma perché c'è tutta questa preoccupazione per i tetti? Vi siete mai posti la domanda di quanto pesi la neve? Ve lo dico subito. Intanto non è facile determinare il peso della neve. Proviamo a dare un ordine di idee. La neve fresca ha un peso che varia da 80 a 200 kg per ogni metro quadro. Cambia completamente la proporzione per la neve che invece rimane depositata per lungo periodo, in quanto tende ad effettuare effetto spugna, assorbe l'umidità dell'aria, si compatta, e quindi la neve, diciamo, depositata e mantenuta permanente sui tetti per qualche settimana tende ad assumere un peso che varia dai 200 ai 500 kg per ogni metro quadro. Quindi questo è il motivo per il quale la coltre di neve che voi vedete sui tetti in questo momento è veramente elevata, e quindi si tende ad effettuare la spalatura dei tetti fino a quando la neve continua a rimanere fresca, proprio per una questione di emergenza, per evitare che assuma nel passare delle giornate un peso ancora maggiore. Vedete il casottino che ho qui alle mie spalle? Questa è la biglietteria per la partenza delle piste da sci Passo di Annibale, Val di Luce, comune di Abetone Cutigliano, provincia di Pistoia. Guardate che roba, è impressionante. Sta continuando a nevicare copiosamente. Nevicherà oggi, nevicherà ancora domani. Purtroppo hanno previsto neve, mi permetto di dire purtroppo, hanno previsto neve ancora per svariati giorni. Nonostante le condizioni meteo, gli sci club ci sono, si stanno allenando, sono ovviamente autorizzati, e quindi ecco, qualche sciatore sulle piste c'è. Anche per i tetti in cemento, per il quale non vi è attualmente necessità di effettuare la spalatura della neve, si presenta ora il problema delle caldaie. Le numerose caldaie, chiaramente degli impianti di riscaldamento che hanno l'uscita dei fumi a tetto, sono completamente sommerse dalla neve, e quindi vi è il rischio che le caldaie vadano in blocco perché vengono soffocate sostanzialmente dalla impossibilità nell'espellere in modo agevole
i fumi di scarico. Come vedete la situazione è critica. Gli operai, le persone che sono sui tetti a spalare, io li voglio definire gli angeli bianchi, perché credetemi che un lavoro come questo è un lavoro che mette a repentaglio la sicurezza delle persone. Come vedete sono sui tetti, non è possibile agganciarsi a nulla, alle linee vita, e quindi un'attività estremamente pericolosa. In questo momento numerosissime squadre sono all'opera e su tanti tetti che hanno veramente necessità di essere spalati, e non è facile, quindi a loro, a questi ragazzi, va il mio personale ringraziamento, così come voglio ringraziare tutte le squadre, a partire dall'ANAS, da chiunque, le ditte private che stanno facendo un lavoro incredibile. Dormono un paio d'ore a notte già da svariati giorni per tornare sul campo di battaglia. A loro va il mio ringraziamento, alle forze dell'ordine che stanno coordinando le emergenze, alla pubblica amministrazione. Sono loro gli angeli bianchi, e a tutti gli angeli bianchi della nostra comunità della montagna, grazie per quello che fate, grazie perché state mantenendo in sicurezza, nonostante tutto, la nostra zona. Forza ragazzi. Per il momento dalla Betone è tutto. Al prossimo video.